Serve un nuovo piano di riconversione per ricollocare i 270 lavoratori dell'ex stabilimento leccese della British American Tobacco. È la richiesta che le istituzioni salentine porteranno al tavolo in programma il prossimo 12 maggio al Ministero dello Sviluppo Economico. La proposta è contenuta in un ordine del giorno presentato al termine dell'incontro tenutosi nell'aula consiliare di Palazzo Carafa e al quale erano stati invitati anche i rappresentanti del governo e della regione Puglia. Il territorio non può perdere questa occasione di riaprire le prospettive per 270 lavoratori. Allora chiedevamo di fare fronte comune, non iniziative politiche estemporanee, isolate. Soddisfatti i sindacati, convinti che solo attraverso un'azione politica condivisa si possa richiamare la BAT alle proprie responsabilità dopo il fallimento della prima riconversione affidata alle società IP Corus, HDS e Jacobucci e mai di fatto attuata nonostante gli accordi ministeriali. Oggi l'ha ammesso anche il Ministero che la riconversione è stata fallimento, ammesso non solo il Ministero ma da parte di tutti, quindi oggi ci vuole un altro piano industriale nella zona della Via della Repubblica a Lecce.